Teniamo in pace. Ti piace il mozzarella, Raffaella? Buonissime. L'avevi mai mangiate? No, così buone mai. Ma in Puglia sei stata? No. Come, non sei mai stata in Puglia? No. E tu? No, neanche. Cioè, non siete mai stati in Puglia? No. E come, non mi porti in Puglia le signorine qui? Allora, non me ne frega niente, Raffaele. La settimana prossima vi voglio a casa mia in Puglia. Bene, sì, grazie. Perché no? Posti. Dovete, no, non è inconcepito che uno non veda la Puglia, Mauro. No, 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 grazie, grazie, non possiamo accettare, grazie. Okay. Perché noi qui ogni tanto dobbiamo lavorare. Non è che possiamo perdere tempo noi qua, Ti prendi una settimana di malattia e vieni. Ti faccio fare io il certificato di medico, dall'amico medico mio. Come fa mio cugino, tengo un cugino Filippo. Questo qua non solo che è invalido. Poveretto. No, l'invalidismo è bugio, non è stato. Veri invalidi, dalle mie parti non se ne trovo. Non solo che tiene il posto statale, perché per me il posto statale, se io non facevi il cantante, il posto statale, Raffaele. Non so, si fa fare ogni settimana un certificato, si sta girando il mondo in malattia. Penso io dove... Oh, metti giù le mani, scusa, che cazzo. Oh, cioè io dovrei prendere un certificato falso per fare una settimana di vacanza in Puglia. Hai ragione, due settimane devi fare. È poco una settimana. Oh, è lunga la Puglia, Mauro, che ti pensi? Che come la Lombardia è grossa, la Puglia è lunga, la devi vedere tutta ed è tutta bella. Senti, ma quello chi è? Un Power Ranger? Hai capito? Il nostro Alberto De Sussano è un Power Ranger. Io porto di là i piatti. Grazie, mamma. Una mano. No, no, ecco, tu sei l'ospite. Che cosa? Tat, fermo con le mani. Grazie. Lascia qua, metti la forchetta qua. Raffaele, la mondizia dove la mettete? Lì dietro. Oh. Grazie, Filippo. Ma che, come? Ma che succede? Checco! Madre, perdonile. Perché loro non sanno quello che fanno. Checco, mi dispiace, io non so come possa essere successo. Checco! Checco! Checco, di sicuro è uno sbaglio. Ehi, se non ti piacevano le orecchiette, me lo dicevi che ce le dava i poveri, invece di gettare dentro l'immondizia. Che cosa hai fatto? Ah sì, ma no, mi sono scivolate, non ho mica fatto apposta, Davvero, scusa, mi dispiace, ti chiedo scusa. Vabbè, io vado. Ma no, dai, resta, veramente, rimani. No, questa volta no. Marica, grazie della cena. No, ma davvero, Checco, aspetta, rimani, dai. Ma mi fa male troppo l'orgoglio. Checco, davvero, no, ti accompagno, io... Non ti preoccupare. Ma sì, vai. Che ci sono anche le elezioni della segreteria del partito. Ma che razza di figure mi fate fare voi due? Che vergogna. Questa me la paghi. Ma che cazzo siamo diventati in questa casa, oh? Ma vi rendete conto? Ma che figure dobbiamo fare? Ma cosa dobbiamo fare con questi qua? Si vuol far diventare parenti di questa gente qua? Ma li avete visto? L'avete visto che razza di persone è questo? Che cosa siamo diventati noi? Porca miseria! Era meglio quando tuo figlio frequentava quell'altra gente, i No Global, per esempio, era meglio! Piuttosto quelle che frequenta adesso, che anche quel prete lì, quella chiesa che frequenta, porca miseria, con queste prediche che fa, siamo tutti uguali al mondo, tutti uguali sti due maroni, io non sono uguale a quello, mi taglio i maroni piuttosto, pur casa, miglia casa! Oh! Chi è? Parlo io! Ciao! C'è Checco! Sono alzate le orecchiette!